Power, get more power. Oh, Diego, cazzo. We stop hero. I don't want to cry, that's my pain. Clap. Pronto? Cavè, ma che ti ridi? Ma non lo vedi che stiamo sul mio canale? Ma che stai facendo? Ma niente, stavo provando un mio nuovo superpotere. E perché lo fai? Perché le mie introduzioni sono sempre strane. Inoltre devo far sentire inferiori gli spettatori stupidi che fanno discorsi filologici sul manga quando in realtà non capiscono una sega. Ah, vabbè, ya, padrone a casa mia allora, ya. Vai tranquillo, vai caro, vai. Da quando è uscito One Punch Man, il pubblico si è diviso in due: quelli a cui piace e quelli a cui piace di più. Poi ci sono gli hipster, come Sommobuta. Uè, e mica è colpa mia se ci ho scritto il primo articolo di peso sul web in Italia quando questo fumetto lo conosciamo solo io, Murata e One. Quello che in pochi sanno, e perciò vi ho chiamato spettatori stupidi che non capiscono una sega, è che esistono tre versioni di One Punch Man. Ti vedo lì pronto a scrivere il solito commento carico d'odio, ma fermati! Non ho contato male. C'è il web manga originale di One e la versione disegnata da Murata. Solo che in Giappone, tra la versione digitale e la versione stampata, ci sono alcune differenze. E a quanto pare in casa Shueisha si preferisce di gran lunga la versione digitale. A netto di quello che hanno dichiarato Panini e Star Comics all'ultimo Comic Con di Napoli, e cioè che all'estero e anche in Giappone la lettura digitale di fumetti non è filata nemmeno di striscio, che se fosse vero dovrebbe far porre la domanda: allora perché perdono tempo a fare l'edizione digitale colorata se nessuno se ne inculo? Da cui quindi le risposte evidentemente se lo fanno, perché vuol dire che se le compra e se le leggono cani e porci racimolando cifre importanti, e noi 100 euro al mese di cui parla Bertani. Il digital Jone Shunt è una realtà conclamata e più che diffusa in Giappone, Cina, Corea, Canada, Stati Uniti e anche qui in Inghilterra. E se prima Naruto e Assassination Classroom, assieme a One Piece, erano le punte di diamante del settimanale più noto al mondo di casa Shueisha, da qualche tempo a questa parte l'asso della casa editrice nipponica è proprio la serie di Murata e One. Anche perché la versione digitale è superiore a quella cartacea, visto che ha delle pagine in più. E non poteva essere altrimenti, dato che One Punch Man nasce come web serie slegata completamente dal mondo editoriale e che è stata pubblicata per un capriccio di Murata, al quale ha chiamato One e gli ha detto: senti ciccio, la tua storia è una bomba, ma tu disegni la merda, facciamo che tu sceneggi e io disegno e pubblichiamo tutto su Shonen Jump, eh? Ma allora noi fan abbiamo aspettato millenni per comprare un manga che è inferiore alla versione digitale. Sì! So che voi siete convinti che la carta è il meglio che possa esistere. L'odore della colla, il fruscio delle pagine che girano, la sensazione orgasmica dell'inchiostro sulle dita. Ma ora, che cazzo ci fate con tutta questa carta? Beh, mi ci pulite il culo. La spiegazione logica è che le cosiddette scene cinematografiche non avrebbero avuto senso con un approccio, diciamo così, analogico. Leggendolo sul PC, ma soprattutto sul tablet, nell'ammirare le tavole di Murata, si ha la sensazione di assistere a una vera e propria proiezione cinematografica. Le tecniche cinematiche, tanto care a Tezuka, con Murata raggiungono probabilmente la massima espressione possibile. Ogni tavola, ogni inquadratura, sembra il frame di una pellicola che, visualizzate ad una certa velocità, danno proprio l'illusione di star guardando un film, piuttosto che di star leggendo un fumetto. E vaffanculo il profumo della carta! No, non è vero! Voi due gattoni state mentendo! Nel manga non ci sta Sonic che saltella intorno a Saitama! Ah!
non ci stanno. È il capitolo dello scontro cinematografico dove Saitama si scontra con Genos? Non ci sta. E la prospettiva del meteorite? Yeah, almeno questa ci deve stare. Non ci sta! E l'arrivo di Metal Knight again? Non ci sta! E il fatto di... Non ci sta! Non ci sta! Meglio della carta di Naruto.